pagamento entro 60 giorni. 80 miliardi deve lo Stato alla piccola e media impresa, li fanno fallire perché non li pagano. Accorpamento e semplificazione degli adempimenti fiscali, diminuzione graduale della tassazione sul reddito d'impresa con adeguamento della tassazione europea alla tassazione europea, defiscalizzazione degli investimenti, investi nella tua impresa, non paghi le tasse, chiusura, adesso qua, populista, e lo diciamo dall'inizio, chiusura di Equitalia, assolutamente, sarà il comune caso per caso ad occuparsi dei suoi cittadini. Poi seconda cosa che noi diciamo, ma lo dicono gli altri ma non lo fanno noi, sarà la prima cosa, una delle prime cose che faremo, impignorabilità della casa, la casa è sacra, la casa è il rene, è il cuore, è il polmone. Sconti sui contributi a chi assume giovani sotto i 35 anni, eliminazione dell'IRA, una tassa sui costi, più assumi più paghi tasse, è pazzesca questa cosa. Defiscalizzazione dei redditi nei primi 2 anni di vita dell'impresa, e questo è importante, voi avete la più grande, una delle più grandi università d'Europa. Allora, bisogna mettere collaborazione tra università e imprese con stage ad hoc nel corso degli studi, università dentro le imprese. E allora ecco che tiriamo fuori, riconvertiamo, io arrivo da Avellino, chiudono la Fiat, la Iris Bus, chiudono i migliori bus che si facevano, i filobus, che è il trasporto del futuro. Eccoli, siete voi? Eccoli lì, ecco, sai cosa fanno? Chiudono un'azienda con degli operai che hanno un'esperienza di fare questi film straordinari, vanno ad aprire in Turchia, vanno ad aprire in Slovenia, e noi dovremo comprare i film Fiat fatti fuori e chiudere e mandare a casa delle persone così. Stiamo scherzando! Sono cose strategiche, sarà la mobilità del futuro, l'elettrico, l'elibrido, il filobo. Allora, all'ultima analisi, ce ne battiamo i coglioni, nazionalizziamo la fabbrica, me la prendete voi! E questo è grave, questo è gravissimo! E allora si fa così, come fanno in Argentina, come hanno fatto in Argentina, andatevi a leggere quello che ho pubblicato, una grandissima azienda di ceramica ha chiuso così, gli operai non sono stati a sentire i sindacati, sono entrati, se la sono presa, hanno cominciato a lavorare, è arrivata la polizia, la cittadinanza ha fatto un cordone di sicurezza agli operai, adesso è una delle più grandi aziende argentine e basta.